Capita a volte che da un matrimonio ne possa nascere un altro. È romantico caso dei coniugi favaresi Raimondo Giancani, 72 anni, e Concetta Scorsone, 67 anni, che si sono conosciuti proprio a un matrimonio di amici in comune. Dopo un breve fidanzamento arrivarono di nuovo le nozze, ma questa volta erano le loro. I signori Giancani e Scorsone si sono sposati nella chiesa San Calogero di Favara, giovani e pieni d'amore, il 23 giugno del 1969. Erano giovanissimi, lui aveva 22 anni, lei 17. Da allora sono sempre stati uniti e si sono dati da fare per curare e crescere la loro famiglia. Il signor Raimondo ha lavorato come imprenditore, la moglie ha accudito la famiglia. E col tempo la famiglia è cresciuta. I coniugi hanno 4 figli, Antonio, Massimo, Elisabetta e Laura, che a loro volta si sono sposati e li hanno resi felici nonni di 6 nipoti. Ad oggi la coppia Giancani-Scorsone si può vantare di una bella e numerosa famiglia, composta da 16 persone. In occasione delle loro nozze d'oro, gli sposi hanno rinnovato le loro promesse di matrimonio nella chiesa di Santa Rosa del villaggio Mosè, per poi festeggiare con amici e parenti presso un locale della zona. A loro vanno i migliori auguri dei cari, della famiglia e di Sicilia TV.